Ciao a tutti, oggi un video leggermente diverso dal solito. Infatti siamo su Global Rates, parliamo di tassi di interesse, ma più che altro vediamo un po' come fare per prevederli, capirli, eccetera, eccetera. E praticamente questo video abbiamo deciso di farlo perché nei commenti ci è capitato delle volte che ci venisse chiesto come facevamo insomma, a informarci sui tassi di interesse, dove trovare i tassi di interesse delle varie banche centrali. Eccetera, quindi nel senso io uso parecchio Global Rates perché insomma lo trovo molto comodo e interessante. E qui vabbè, ovviamente questa è la diciamo la schermata di la schermata home, diciamo così. Infatti vedete l'Euribor, qui vedete il Libor, ma adesso in realtà non ci interessa tanto questo quanto questo. Infatti qui è forte perché si vede il tasso di interesse attuale. E si vede la data dell'ultima modifica, quindi per esempio Europa, quindi euro 0%, l'ultima modifica è stata il 10 marzo del 2016. Stati Uniti è allo 0,25 e qui c'è la data. E via di seguito, Canada 0,50, che tra l'altro sul canale trovate diversi video che trattano le varie politiche che sono state fatte da tutte le banche centrali, diciamo, principali, esclusa quella australiana per adesso. Vabbè, anche Brasile e Russia in realtà non penso che li vedremo perché tendenzialmente quantomeno non andiamo a operare su queste valute qui. Però comunque sia, nel senso abbiamo visto l'Europa, quindi la BCE, abbiamo visto la Federal Reserve degli Stati Uniti, abbiamo visto la Bank of Canada, la Bank of England, abbiamo visto la Bank of Japan, insomma, queste le abbiamo viste e prima o poi farò anche ovviamente qualcosa sull'Australia, nel senso quando ci sarà qualcosa di particolarmente rilevante da dire, ovviamente. Comunque, infatti, cosa si vede qui che è forte? Come abbiamo visto nel video della BCE, abbiamo, scusatemi, non nel video della BCE, come abbiamo visto nel video della Bank of England, abbiamo l'ultima modifica il 3 febbraio del 2022 e il tasso allo 0,50. Come abbiamo visto anche per quanto riguarda il Canada poco fa, video mi sembra della scorsa settimana proprio, e abbiamo avuto un aumento dei tassi, infatti il 2 marzo. 2 marzo siamo passati allo 0,50. E Stati Uniti, l'ultima modifica è stata fatta il 15 marzo del 2020, quindi è stata fatta proprio durante, insomma, la fase critica del Covid, e con un tasso allo 0,25%. Tuttavia, adesso è probabile che in questi giorni ci saranno ulteriori modifiche. Invece, per quanto riguarda il Giappone, abbiamo tassi addirittura negativi, meno 0,1%. E con l'ultima modifica al 1 febbraio 2016. Comunque è molto interessante e qui se clicchiamo possiamo vedere ulteriori informazioni sulle banche centrali. Ecco qui, molto interessante questo perché banche centrali prospetto dei tassi di interesse attuali. Quindi su questa pagina troverà un prospetto di tassi di interesse attuali di un grande numero di banche centrali. L'interesse attuale è la tariffa alla quale le banche possono prestare il denaro alla banca centrale, quindi forte perché spiega anche di cosa parla. I tassi di interesse vengono utilizzati dalle banche centrali per amministrare la gestione monetaria. Il prospetto include i tassi di interesse attuali e storici di ogni banca centrale. Facendo clic sul nome del tasso di interesse, nella prima colonna, quindi questa, si accede a una pagina con ampie informazioni aggiuntive. Quindi è anche per questo che mi piace molto Global Rates, perché è molto, insomma, molto approfondito, ha molte banche, è molto interessante, insomma, a me piace molto. E infatti qua abbiamo dei dati in più, nel senso abbiamo la direzione dei tassi di interesse, in base alla freccia, vedete? Quindi per esempio andiamo su qualcosa che abbiamo già visto. Ecco, interesse canadese, quindi Bank of Canada, interesse attuale 0,50, direzione al rialzo dei tassi di interesse, interesse precedente 0,250, adesso è 0,50, quindi c'è stato un aumento dello 0,25%, l'ultima modifica 2 marzo 2022. Che è esattamente quello che abbiamo visto nel video della settimana scorsa. Oppure, nel senso, ma possiamo vederlo per tutte le banche che sono qui ed è molto molto forte. Secondo me, per esempio, la Fed era a 1,250 prima del Covid, è stata ridotta a 0,250. Modifica il 15 marzo 2020, con un calo dei tassi di interesse, ovviamente politica passiva, mentre invece quando abbiamo la freccia rossa è politica restrittiva, quindi può essere in un certo senso controintuitivo, ma qui verde è nella freccia bassa perché è politica espansiva, quindi politica monetaria espansiva, quindi riduzione dei tassi di interesse, mentre il rialzo dei tassi di interesse è politica monetaria restrittiva e quindi è la freccia rossa per quello. E comunque guardate, abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta, ma quindi BCE. Abbiamo visto prima 10 marzo 2016, un calo, prima era 0,50 è diventato 0.
E vabbè, abbiamo Giappone, Gran Bretagna. Ecco, Gran Bretagna di nuovo è una delle banche centrali che abbiamo visto nei video delle scorse settimane. Abbiamo un rialzo dei tassi di interesse che sono passati dallo 0,250 allo 0,50. Quindi abbiamo avuto un incremento in Inghilterra all'ultimo rialzo, quindi il 3 febbraio 2022, ma in realtà ce n'era stato uno già poco prima a dicembre. Però comunque, al di là di questo, abbiamo la freccia verso l'alto, quindi politica monetaria restrittiva, ed è per quello che è rossa. Tra l'altro, se voi cliccate, cioè se clicchi su una di queste, andiamo sulla Fed, ecco che vi si apre un'ulteriore pagina con ulteriori informazioni. Quindi è veramente, veramente forte. E perché praticamente noi nel prospetto iniziale vedevamo una cosa, diciamo, molto superficiale. Poi abbiamo visto nel prospetto secondario, diciamo, che abbiamo visto qualcosa già di un po' più approfondito. E adesso qui abbiamo proprio la pagina della Fed, cioè dedicata alla Fed. E qui è molto forte perché abbiamo, nel senso, il grafico interesse americano Fed a lungo termine è quello dell'ultimo anno. Quindi l'ultimo anno non è cambiato. Però vedete forte dal 91 al 2021, quindi gli ultimi 30 anni, tac, tutti i tassi. Quindi nel 2001 avevano circa il 6%, per esempio, tra il 6 e il 7. Poi sono andati via via calando. Nel 2007 erano un po' sopra il 5, poi sono crollati a più o meno 0, poi sono rialzati fino al 2019 e poi tac, che sono scesi nel 2020 a causa del Covid, eccetera. Comunque è molto forte perché qui abbiamo la Fed, quindi la banca centrale degli Stati Uniti è la Fed sta per Federal Reserve System, abbreviato anche con Federal Reserve. Benché il Fed sia un ente statale indipendente, la banca centrale d'America è di proprietà di una serie di grandi banche, qua non ha tradotto alla grande, però comunque è il superposto, e quindi non dello Stato. La direzione della Fed è composta dal Consiglio dei Revisori, dal Board of Governors, composto da 7 membri, quindi molto interessante perché per ogni banca centrale, potete anche un po' informarvi su come funziona, cosa c'è, quali sono le attività primarie. Per esempio, come abbiamo già visto anche sul canale, l'attività primaria del FOMC consiste nella supervisione di operazioni di mercato aperte tramite una politica monetaria, mentre l'FOMC è delle parti fondamentali della Fed. E poi abbiamo il Federal Funds Rate, quindi quando si parla di interesse americano si fa riferimento al Federal Funds Rate. Federal Funds Rate è l'interesse che le banche si addebitano per prestiti di giorno, quindi overnight. Questo interesse americano di base è determinato dal mercato, non è fissato esplicitamente dalla Fed, sottraendo o aggiungendo del denaro all'offerta. La Fed cerca di allineare il Federal Funds Rate al tasso di interesse prefissato. La variazione del tasso di base a seguito della politica monetaria della Fed in generale influenza l'entità dell'interesse di prodotti come ipoteche, prestiti, tassi di risparmio. In questa pagina sono visualizzati i valori attuali e storici del Federal Funds Rate del Fed. Infatti qui è forte che abbiamo proprio tutte le ultime modifiche dal 2017 fino al 2020. Comunque io con questo ho concluso. Ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Io ti ricordo che è attivo il servizio Stock Insider, trovi il link comunque del sito in descrizione. Poi ti invito, se ti va, a dare un occhio anche al mio canale YouTube, dove parlo prevalentemente di marketing, di sviluppo di business e di management, e quindi temi, insomma, relativi alle aziende prevalentemente. Quindi ti invito a fare un salto se ti va, e ti invito anche a seguire la pagina YourForex su Instagram, dove, insomma, sono pubblicate le varie novità, storie, eccetera, eccetera. Quindi con questo è tutto, io ti ringrazio nuovamente, ti invito a mettere un like se il video ti è piaciuto e a iscriverti al canale e niente, ci vediamo alla prossima, grazie ancora, ciao a tutti.